Carolino, ci hanno sistemato. Ci hanno sistemato? Che hai fatto oggi? Riavere il 50? Ma quale riavere il 50? Hanno fatto bingo! Mi già so di me, fammi, ma dove ti giù a pro bingo? Bello, e famo, facciamo una festa mia per 18 anni. Ma perché? Mo quanti anni ti? 24. E quanti fai 18 anni la prossima? 24, 23, ma come c'è già rete? 22, 21. Carolino, hai fatto amicizia con un cantante troppo forte. Don Miriccio! Ma quando mai chiuavata? Natale Galletta! Ma quando mai chiuavata ancora? Ma Ronardo! Carolina, ci te chiuavata, chiuavata! A Bettosello! No, chi l'è curto? E chi è? Prima si indovina, si deriga, ciova, sto cielo fa paura, sappi c'è far pure. Un marrota anche i panni spazio! Ah no, vai, Carolina, io ci fatto amicizia con Gigi D'Alessio! Beh, noi papà, ma ci avuti fare una fotografia! E qua non è un problema, facciamo ciò se fa papà lì! Senti, ma qua un surf, un buca, mica a casa di me fa! Carolina, io veramente sono che fa, chi lo sta per venire, chi stiamo a noi, ci sistema tutto quanto! Ma chi ha da venire, che mi piace, vieni qua, chi lo viene qua, Gigi D'Alessio, vieni qua! Ma non qui che stanno inguagliati, e di meno a Melone là, salvatissimamente a non Melone, o reddito di città dinamica, si è consumato il troppo e si è rimasto a scorso, non Melone, non qui che sto fatto, no! Hai visto, Carolini? Staccamo, staccamo! Oh mamma mia! Avanto! Posso? Prego, Gigi, ma figurati, assieme, fa come si sta a casa mia, vai! Mamma mia, ma vado noi, vado qua, io con un buono, fritto un buono! Scusate, signoro Gigio D'Alessi! Ciao, Carolini, ciao! Gigio D'Alessio, cao! Senza O, senza O! Gigi D'Alessi, senza O! Cao! Certo, benvenuto a casa nostra, Gigio! Gigi, grazie assai che sei venuto, per me è veramente un'emozione! Ragazzi, è veramente un piacere essere qui con voi oggi! Però senta, usci un po' strano, pare che a me... Carulì, state zitti, chi le perché stavamo ancora affreddati, fu un concerto Polo Nord, mamma mia! Comunque Gigi, io già ci ho parlato con mia moglie Carolina, che tu ci puoi dare una mano, ovviamente, sempre perché se ti tiene un cuore buono, ci può mettere a fatica a qualche parte, non so, capito? E quale fosse il problema? Se posso, a disposizione. Gigi, ma io sapevi, ti ringrazio, io sai che tu tieni il porta aperto da tutte parti. Ah, perché stavi a dopo che culo, il porta aperto è corrente, non male. E ditemi un po', ragazzi, chi di voi vuole lavorare? Si è pacchetto nessuno, insomma, però dati che ci hanno lovato il reddito di città dinamico, e allora dobbiamo faticare per forza, anche perché comunque sì, io ho sempre faticato, tanto anni a pista Gigione. A pista Gigione? E che facciamo a pista Gigione? A campagnola, è entrato chi le tiene una bella terra, a cogliere un maruleri, si portava cose, le contente, ma papà, si parrangiava, arrangiava queste ed altro. Gigi, noi siamo nati in mezzo agli artisti, vieni, si è faticato tanto anni a pista Tommy Rich. Ah, veramente? E che faceva a pensare a Tommy Rich? Hai presente la canzone che la fa Napoli notte, un cornetto, unire venne e sigarette? Unire rire. Io voglio uscire da qua, che faceva? No, pure un mio figlio, ci sarà per stato un po' a pista sti rapper oggi, trappini, trappere, trappanelle, questi che oggi fanno un rapper, ma come si chiama chi della sito? Joelè. Joelè. E che facevi? Giravo per Secondigliano, giravo sempre per Secondigliano. Gigi, torniamo a noi. Lui come stiamo situati, che potessimo fare? Posti fatica, cosa fatica a qualche parte? Allora, voglio, io non posso, già l'hai ci pensato con tutte e tre. Bello, posto un po' Instagram, dai! Sì, ciao! Ma non fanno scostumazione davanti a Gigio! Non ti preoccupare, ma vedi che Gigio D'Alessi senza o con l'O si mette a fatica tutto quanto. Poi mamma, perché l'hai pigliato con collocamento? Allora, per cominciare, cominciamo da te. Tu potessi fare qualche giorno ogni concerto rumi e ti piace vendere la macchina. Però amare la mazzatella a cocco l'uomo, adio. Capimmoci. Capisco. Hai capito? Manco cazzo. Amare la mazzatella, capita a me. A così nessuno si vede cosa. E Gigi, quando fosse sta mazzatella? 100 euro. Se per fatica, allora lancia la mazzatella. Non può quel giusto, lancia la mazzatella a Gigio D'Alessio con la I e la O. Ok, a posto. Ma passiamo a giù. Vieni a pensare a me. A ogni concerto ho portato il bicchiere d'acqua. A ogni bicchiere d'acqua ho portato, sono 20 euro. Voglio però, chiamare la mazzatella al manager mio. Perché l'acqua mi portavisse. E per non farvi la gol, chiamare la mazzatella. Dagli la mazzatella a Gigio D'Alessio, io. Gigi, quando fosse sta mazzatella? 100 euro. Ma la canzone non era 100 anni, mi fa 100 euro. Come sta mattuzzino, no? A posto, voglio. Però,
Ma il signore non tenga niente. Sta dicendo, Ciccio, io sono una femmina che ha sempre faticato, bella e buona. Ma c'è sta ragazza che pare giusto a voi, ma non lo dura di città dinamica. Ma a migliore se soffrutisse mai, la scozza mi è rimasta. Che faccio la cazzolazzola? Dicendo, che faccio? Esci. Ma se proprio vogliamo provarci, posso chiedere a un amico e vediamo se si può mettere a qualche parte. Per me ne pochi, ah. Pronto! Ciao Gigi, come stai? Oui, Jerry, carissimo, come stai? Tutto bene Gigi, si va avanti, dimmi tutto. Senti, Jerry, ti chiamo perché ho una carissima amica d'infanzia che è senza lavoro e ho chiamato te per vedere se potessimo mettere a farla qualcosa. Ho capito. Allora, la signora di servizi la teniamo già qua a casa mia. A chi vuole essere milionario sono finiti i soldi. A caduta libera, l'ultima caduta l'ho presa io, mi sono rotto la testa e abbiamo chiuso tutto. L'unica soluzione è sostituirla con Maria De Filippi e Tusi Gebales. E come possiamo fare? Dimmi tu. Vabbè, Gigi, tu lo sai come funziona. Ci vuole la mazzettella. Guagliù, chi sto dando con questa mazzettella? A te pare io. Sì. Ok, Jerry, va bene per la mazzettella, ma sta amica mia quando riesce a guadagnare? Gigi, parliamo di 500 euro a puntata. La mettiamo al posto di Maria De Filippi, tanto si è fatta vecchia. Ok, va bene, Jerry, ma dimmi un po', la mazzettella quant'è? Sono 200 euro. Ok, dai, va bene così. Grazie mille, ci sentiamo presto, un bacione amico mio. Quindi sono 200 euro, Gigi? No ragazzi, no. Io sono stato già, mi chiamare al telefono, mi ha messo tutto qua, mi ha messo qua, ha detto 300 euro, voglio 300 euro, Lucia, io sono Lucia, faccio la vita, non sto sentendo tanto un po'. Vabbè, va niente, ci mazzatella una, mazzatella nata, che sto in un mazzatello, si menù. Ma che cazzo? Oh, Carlo, io stato una fatica di essere con te, su 300 euro, sì. Caso 300 euro, ma... Voglio, spero che siete rimasti tutti quanti contenti. Per mo, siamo rimasti senza neve. Ciru, ma vita nostra. Cagna, avranno di giovane. Allora posso spandere i panni? Oh, ma è una metafora. Io devo andare, devo scappare perché stasera ho una serenata a Qualiano e quindi faccio lasciare. Ma fatta a sera, sì. Grazie a tutti. Ciao, alla prossima. Ciao Gigi, è stato veramente un piacere per noi. Gigi. Grazie per tutto quello che hai fatto, è veramente incredibile. Grazie. Grazie Gigi, grazie. Ma immagina che ho paccato la scena, è stato dopo pasta, è stato per me un zio, per me un noi, un zio, un zio. Gigi, ma raccomando, però, quando verrà, visto da bello, lindo e pinto, fatti vino, fatta la parte, fatto il capello. Certamente. Vai là e mostra tutta la tua femminilità. Con Maria De Filippo. Ma perché Maria De Filippo è femmina? Ma perché mamma De Filippo? Ma te come... Vai giù. Ma questi soldi sono falsi. Ah, perché tu sei originale.